Io vorrei ripartire da dove ci siamo lasciati lo scorso anno. Questo cos'è, il sesto anno che vengo? Settimo, mi sembra. Cioè, ormai mi sento vecchio oramai. La cosa interessante è che ogni anno effettivamente anche in questo tema cambia qualcosa. Vi ho lasciati che c'era un decreto in ballo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, c'era ancora il ministro Profumo quando sono venuto. Quindi è cambiato qualcosa. È cambiato qualcosa il 16 settembre del 2013. 16 settembre del 2013, come vedremo, è una data tra virgolette storica per l'accessibilità in Italia. Vorrei fare un cappello prima di iniziare anche sui discorsi fatti dalle persone che hanno parlato prima di me e anche da Ernesto. Cioè, il tema che vedremo, cioè accessibilità e trasparenza, sono fondamentali per il web. Cioè, quando il mio capo, tale Tim Berners-Lee, che penso che un po' tutti avete sentito e che è l'inventore del World Wide Web, circa 25 anni fa si è inventato il web, l'ha inventato per dare uno strumento universale di accesso a tutti senza barriere. Quindi il web, per definizione, deve essere accessibile. Tutte le leggi che ha citato anche Ernesto, che poi vi farò vedere velocemente, che prevedono la gestione del documento in digitale, portano comunque l'accessibilità. Quindi l'accessibilità non deve essere vista ad oggi come un ulteriore obbligo, ma è un processo di pubblicazione, di creazione di documenti. Quindi, come vi dicevo, il 20 marzo il ministro Profumo all'epoca firmò l'aggiornamento dei requisiti, poi ci abbiamo messo un'estate per farli tirare fuori dal cassetto ed andare in Gazzetta Ufficiale, perché chiaramente c'è stato il cambio di governo, come sempre quando cambiano i governi mettono in cassetto le cose precedenti. Siamo riusciti, diciamo, come si dice, con la cosiddetta macchina degli schiaffoni pubblica, a portare in pubblicazione il documento. Quindi dal 16 settembre 2013 sono in gazzetta i nuovi requisiti di accessibilità. Una cosa importante che spesso si dimentica: i requisiti e comunque l'accessibilità in pubblica amministrazione non è legata solamente al sito web, ma a tutto ciò che è applicazione informatica. Quindi anche le applicazioni web, tematica che oggi si sta diffondendo sempre di più, perché i siti web delle pubbliche amministrazioni non sono più contenitori di documenti. Alcune sezioni sì, perché alcune sezioni sono meri contenitori di documenti, ma il sito web della pubblica amministrazione deve essere uno strumento di interazione tra cittadino e amministrazione. Io devo poter tranquillamente, comodamente da casa mia nel weekend potermi collegare e interagire con la pubblica amministrazione senza avere l'orario d'ufficio online, come fanno alcuni servizi ministeriali. Quindi il concetto è, devo poter lavorare e operare 24 su 24 senza limitazioni di tempo, senza limitazioni tecnologiche. I requisiti si applicano quindi ai siti web, alle applicazioni fatte con tecnologie web e a tutti i documenti disponibili in rete. Quindi il concetto di base è, qualsiasi documento pubblicato in rete deve essere comunque conforme ai requisiti di accessibilità. Cosa vi cambia? In parte vi si semplifica un po' la vita. I requisiti passano da 22 a 12, il che non significa lavorare meno, come pensano alcuni. Significa lavorare in modo diverso, pensare il web in modo diverso. I 22 requisiti erano essenzialmente basati su un concetto di web, tra virgolette, monodirezionale. I nuovi requisiti sono basati sul web interattivo, cioè tecnicamente sono applicabili a qualsiasi cosa gira nel web, compresi i social network. Decade il requisito 1 vecchio, cioè l'obbligo di usare una grammatica specifica, il discorso di usare lo strict, quello non è più necessario. Decade anche l'obbligo di garantire il funzionamento di tutte le applicazioni e siti in assenza di cosiddetti script, cosa oggi come oggi impossibile, perché vi invito ad andare in una pagina di qualsiasi amministrazione che metta qualcosa di un po' di interattivo, anche soltanto un video di YouTube, disattivare gli script e vedere se effettivamente funziona qualcosa, non funziona più nulla. Il concetto quindi è lavorare a un livello più alto, quindi potete usare qualsiasi oggetto, qualsiasi applicazione, l'importante è che questa applicazione, se effettivamente è necessaria all'interno del sito, sia a scopo informativo che a scopo applicativo, deve essere direttamente accessibile. Altra cosa importante che spesso se ne discute, vanno usate specifiche stabili. Ad oggi HTML5 non è ancora una specifica ufficiale del W3C, quindi non può essere utilizzato per siti e servizi della pubblica amministrazione.
Questo ve lo conferma l'Agenzia Italia Digitale, perché se andate nel sito dell'Agenzia Italia Digitale e nel motore di ricerca cercate la parola HTML5, vi porta ad una pagina che contiene una risposta alle domande più frequenti, perché frequentemente chiedono questo all'agenzia, dove chiaramente dice che finché non diventa una V3C recommendation, cioè lo stato finale della specifica V3C, non può essere utilizzata. Potete invece utilizzare tranquillamente tutte quelle parti, ad esempio, dei CSS versione 3 che sono già recommendation. Quindi parlo per i più tecnici, il media query, quello che vi consente di adattare l'impaginazione dei vostri siti, fare il cosiddetto responsive design, potete utilizzarlo, non c'è limitazione. Come la cosiddetta Y-area. Y-area è una specifica uscita da il 21 marzo, mi sembra, no, il 20 marzo, che consente di potenziare l'accessibilità delle applicazioni senza modificarne il layout e la visione da parte dell'utente. È un concetto di programmazione di base che di fatto viene scaricato sugli applicativi, sui CMS, quindi a voi non dovrebbe preoccuparvi più di tanto, perché chi produce questi strumenti sta già implementando per soddisfare i requisiti di Y-area. E i requisiti attuali praticamente sono praticamente basati sulle WCAG 2.0, corrispondono al livello AA delle WCAG 2, quindi qualsiasi strumento che trovate in rete che vi aiuta a monitorare l'accessibilità, ripeto monitorare, non esiste uno strumento che vi garantisce la verifica totale dell'accessibilità se non il test con gli utenti, con questi strumenti potete comunque valutare il grado di conformità alla normativa. Una cosa importante è legata ai documenti. Cosa cambia per i documenti? Questo impatta anche sul decreto 33, come vedremo. I documenti devono essere accessibili, quindi dovete pubblicarli in formato accessibile. Quindi, come diceva l'amico Ernesto prima, scordatevi quello che spesso viene fatto e che spesso purtroppo ahimè fa ancora oggi il Ministero, di pubblicare i documenti scansionati con la firma del dirigente responsabile. Tra l'altro, se non ricordo male, qualche settimana fa il Ministero o qualcuno dell'ufficio stampa ad una nostra segnalazione via Twitter ha detto che stanno lavorando per risolvere il problema. Speriamo presto, perché effettivamente un documento in formato scansionato immagine non è di fatto un documento riutilizzabile anche ai sensi del decreto 33. Cosa prevede comunque la normativa sull'accessibilità? L'abbiamo fatta in modo intelligente. Se il documento però per sua natura non può essere direttamente accessibile perché la fonte primaria non è accessibile, in questo caso o create una versione voi accessibile del documento oppure riportate un breve riassunto del contenuto rinviando al gestore del procedimento di pubblicazione del documento il compito di dare eventuali informazioni al soggetto con disabilità che non riesce a fruire del particolare documento. Pensiamo a documentazione non tanto del vostro tipo di amministrazione in ambito comunale, le planimetrie, documenti in ambito giudiziario, verbali d'udienza e via dicendo, documenti che nativamente non sono digitali a tutt'oggi nonostante c'è il processo telematico e via dicendo. Quindi ci sono particolari documenti per cui si può non fare la pubblicazione accessibile, ma è necessario garantire un minimo equivalente per far comprendere il contenuto del documento. Quindi per quanto riguarda il tema accessibilità, quello che volevo far presente è che quindi è un principio di sviluppo, cioè non deve essere un qualcosa verificato dopo, deve essere qualcosa dentro al processo di produzione dei documenti, dentro al processo di produzione delle applicazioni. Bisogna conoscere i problemi e implementare soluzioni adeguate, nessuno nasce imparato, nessuno può dire di saper tutto sull'accessibilità. Quotidianamente anch'io, parlando con amici e con persone con disabilità, scopro piccole problematiche che magari nemmeno mi ponevo prima, legate all'uso magari di una particolare configurazione software, di una particolare tipologia di schermi, via dicendo. Quindi non esiste qualcuno che può dire io so tutto in materia, cioè va migliorata di volta in volta. Chiaro che voi potete partire da un livello medio-alto, conoscendo la normativa, conoscendo le regole tecniche, potete applicare un'accessibilità di un livello medio-alto. E bisogna soprattutto conoscere gli strumenti di pubblicazione e usarli in modo corretto, perché se avete anche un bellissimo CMS che vi consente di pubblicare tutto in formato accessibile e poi fate delle forzature, pubblicate documenti in formato immagine, pubblicate contenuti senza adeguate alternative, effettivamente non è colpa del software ma è colpa dell'essere umano che lo usa in modo non corretto. Se passiamo al tema trasparenza, cos'è cambiato dall'ultima volta che ci siamo visti? Alla fine dell'anno scorso c'è stato il rapporto del primo anno di attuazione della legge 190 del 2012. Perché vi cito questa? Perché all'interno di questa si è fatto riferimento proprio al mondo scolastico.
Viene detto in una parte: analogamente va affrontato in maniera coordinata con il ministero competente il problema dell'applicazione della legge 190 e decreti 33/2013 e 39/2013, il 39 quello sull'incompatibilità e inconferibilità di incarichi, alle istituzioni scolastiche, al fine di trovare soluzioni tra virgolette sostenibili, anche in considerazione dell'elevatissimo numero delle istituzioni interessate. Perché qual è il problema effettivamente che ci si è resi conto? Che applicare questa normativa in ambito generalistico, amministrazioni come le scuole, senza adeguata predisposizione di strumenti informatici idonei per applicarla, diventa un problema. Questa tematica in ambito anche di altri ministeri è stata, diciamo, gestita a monte, quindi hanno fornito agli uffici periferici degli strumenti per caricare i dati in portali, sezioni particolari di siti centrali, mantenendo però comunque la sezione amministrazione trasparente, perché ci sono chiaramente dei contenuti che possono essere caricati e gestiti a livello centrale, altri invece, ad esempio pensiamo all'ambito consulenze, microacquisti e via dicendo, che comunque sono in gestione locale e quindi vanno caricati in ambito locale. Perché vi ho citato questa? Perché è uscita a gennaio questa nota, che penso tutti conoscete, tutti avete letto. Questa nota che, a mio avviso, alcuni hanno letto in modo sbagliato. Cioè, questa nota non fa una proroga di termini di pubblicazione per le scuole. Questa nota dice esclusivamente, fa una premessa in cui si dice: visto che stiamo discutendo a livello ministeriale con l'ANAC, con le altre autorità, dell'applicazione della normativa, del decreto 33, della 190 e via dicendo, al momento come uffici ministeriali non diamo indicazioni specifiche alle scuole, in quanto aspettiamo che esca un'estensione del piano anticorruzione nazionale che definisca qual è l'ambito effettivo di applicazione per amministrazioni tipo le scuole. Qual è il problema? È una circolare, quindi chiaramente non può fare una deroga di legge. Difatti la circolare non fa deroga di legge, ripeto. La circolare dice esclusivamente: non diamo indicazioni a livello ministeriale, a livello di uffici periferici, su come applicare la legge. Quindi lasciano un po' nel limbo in attesa dell'uscita di questo fantomatico documento. Anche perché l'ANAC nelle sue FAQ ricorda quali sono le amministrazioni soggette al 33 e tra cui inserisce anche IVI, compresi gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative. Quindi l'ANAC ribadisce a tutt'oggi che le scuole sono soggette al 33. Qual è il problema? Il problema è che oggi siamo il 26 maggio, tutte queste modifiche al momento io non le ho ancora viste. Non so se qualcuno è più informato di me in materia, io non ho visto né modifica al piano nazionale anticorruzione né documenti dell'ANAC. Tra l'altro l'ANAC ultimamente, come sapete, ha avuto dei cambi di vertice, quindi probabilmente se stava lavorando a qualcosa uscirà un po' più tardi. Quindi ad oggi, per quello che cioè per come la vedo io, ad oggi gli obblighi di pubblicazione del decreto 33 per le scuole ci stanno tutti. Non ci sono state deroghe. Qual è il problema? Quindi dove stiamo andando in ambito trasparenza? Cioè dove sta andando l'amministrazione digitale, come diceva Ernesto prima? Sta cambiando un po' di cose. Il protocollo informatico, come diceva giustamente Ernesto, è il protocollo. È un po' lo switch off che c'è stato all'epoca con l'Albo Pretorio. Dalla data X la pubblicazione aveva efficacia legale se veniva fatta online. Il cartaceo era un backup. Stessa cosa avverrà col protocollo. È chiaro che, come tutte le cose, effettivamente non spariranno i fascicoli cartacei, perché terrete sempre il backup cartaceo, perché finché non cambieranno il modo di dire carta canta, la carta rimarrà in pubblica amministrazione, non solo. Il sistema di conservazione, anche questo è molto importante, e anche qui impatta l'accessibilità, perché ricordo, se non archiviamo i documenti in formato digitale, fruibile, con testi ricercabili, stiamo archiviando documenti fuori legge. Fatturazione elettronica. Anche qui c'è un formato che è l'XML, prettamente dati. C'è un nuovo obbligo, non l'ha citato Ernesto, non so se lo cita dopo sul materiale, c'è un nuovo obbligo che è la tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni, 1 luglio 2014, quindi prima delle vacanze entra in vigore questo nuovo obbligo del registro unico dell'amministrazione per la fatturazione, con tutta una serie di contenuti. Ultimamente stanno uscendo parecchi decreti proprio per riorganizzare il digitale nella pubblica amministrazione, perché siamo purtroppo arrivati ad un punto per cui, se non ammazziamo definitivamente la gestione cartacea, andremo in un baratro. Tematica che sta seguendo anche il mondo dell'impresa, perché l'archiviazione sostitutiva, il famoso decreto che si citava prima, riguarda anche le aziende,
perché se non ci digitalizziamo anche a livello lavorativo, non soltanto a livello smartphone per giochi chiare con Facebook e via dicendo, se non iniziamo effettivamente ad integrarci con questi strumenti e quindi a pensare in digitale, effettivamente diventa uno sforzo, diventa un costo migrare e passare al digitale. Uno degli errori più grandi che si stanno facendo in molte amministrazioni, che è quello che diciamo sempre con Ernesto, è che si sta analogizzando il digitale, cioè si stanno portando in digitale le vecchie procedure burocratiche cartacee. Cioè, io penso sempre al concetto della copia conforme. La copia conforme nell'ambito del documento digitale non ha più senso, perché se io firmo un documento in digitale, la copia conforme è una copia di quel file. La copia conforme aveva senso quando non c'erano nemmeno le fotocopiatrici, che c'era qualcuno che riportava con la carta che quel documento era conforme. Quindi bisogna svecchiare l'idea della gestione documentale, bisogna pensare in digitale, e quindi dovete pensare in digitale, dovete iniziare effettivamente a cambiare il modo di lavorare. Lo so che è complicato, ma portare un po' di quello che è il digitale di casa vostra anche nel mondo del lavoro. Grazie.